Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Elisa, sono un'estetista e mi voglio preparare con voi perché devo uscire a cena, devo andare al sushi e con l'occasione voglio fare un make-up estivo, quello che sto facendo in questo periodo, super anticaldo. Quindi per chi soffre davvero tanto l'afa, restate qui perché questo video vi salverà. Allora, per prima cosa, io adesso non la vado a mettere perché comunque uscirò che appunto non ci sarà luce. Comunque utilizzo sempre come prodotto principale alla base del make-up una protezione solare. Mi sto trovando molto bene con queste due. Una è di Garnier ed è l'UV Sport Latte Protettivo con protezione alta 30 e niente, resiste al sudore, non cola sugli occhi ed è testato proprio per gli sportivi. Questa ha una consistenza un po' più pastosina rispetto all'altro che vi faccio vedere, quindi tra i due diciamo questo lo preferisco un pochino di meno perché lo sento un po' di più sulla pelle, però comunque se avete una pelle secca potete utilizzare questo. E l'altro, che costa pochissimo, è di Sien, versione vegana, che all'interno ha un SPF ancora più alta perché è di 50. Quindi solitamente io vado ad applicare questa qui che mi sta piacendo tantissimo e mi piace tanto anche proprio l'effetto che ha sotto il make-up, quindi non va a dare particolari problemi. In questo caso, la sera utilizzo questa cremina qui, che vi ho già fatto vedere, di Garnier, con il tè verde all'interno, che è una crema opacizzante, quindi mi permette di non avere problemi di sebo in eccesso. Quindi ricordatevi sempre bene anche il collo. Skincare prima del trucco va sempre fatta, inverno, estate, trucco leggero, trucco più importante, skincare ci deve essere. Quindi io vado semplicemente a mettere questa cremina qui e vado a mettere il correttore solo nelle zone che appunto vedo un pochino più da correggere, quindi se ho dei brufoletti, in questo caso non ne ho, perciò vado solo nella zona dell'occhiaia a correggere, faccio due punti luce in queste zone qua e le sfumo. Ok, adesso vi mostro il prodotto che è la svolta di questo trucco, ovvero lui. È un fondotinta che io amo di Kiko, nella mia colorazione, in questo caso N100, questo è il Weightless Perfection, che è diciamo una polvere che può essere utilizzata sia da bagnata sia da asciutta, quindi proprio come polvere. Ha il suo applicatore che io utilizzo solo quando devo diciamo ripassarlo, altrimenti utilizzo un semplice pennellone da cipria. Questo è appunto il prodotto, anche bagnato mi piace, anche bagnato rimane molto sottile. Adesso lo vado ad applicare. Basta un po' lavorarlo bene su tutto l'incarnato e fa un effetto davvero spettacolare.
senza togliere luminosità alla pelle. L'effetto è davvero naturale. Questo è molto molto consigliato anche per chi non ama proprio anche d'inverno, scusate, la sensazione del fondotinta. Questo non si sente addosso, quindi per tutte le persone che non amano quella sensazione di fondotinta, diciamo, sulla pelle, questo davvero è come non avere niente. Perché più sottile di una polvere non c'è nulla. E vedete come sta andando ad avere comunque un effetto in parte coprente, in parte omogeneizzante di tutta la pelle. Quindi questa è la svolta. E poi più strati fate, più aumenta la coprenza del prodotto. Quindi potete vedere? Sì, si vedono le mie lentiggini, ma ci sta. Si vedono anche con un fondotinta leggero, però l'effetto è davvero davvero molto molto bello. Quindi ottimo prodotto, provatelo. Dopodiché vado a fare contour con un prodottino nuovo che avevo già fatto vedere in passato, che è questo della collezione di Nemo. Comunque c'è una versione più chiara e una più scura, la mia è la più chiara. Utilizzerò questo prodottino qui che è molto caldo per andare a scaldare ulteriormente l'incarnato. Quindi mi vado a fare i due, diciamo, segni tra virgolette, un po' di qua, un po' di qua, sotto, e inizio a lavorarlo. Anche qui non abbiate fretta, cioè sfumate bene il prodotto per fare in modo che non faccia chiazza, che sia bello omogeneo. Stessa cosa di qua. Qua sopra. Ok, poi andiamo di blush. Metto un blush rosatino, quello che ho a portata di mano, e anche qui ne metto abbastanza. Come vedete la mia base è, a parte il correttore, ma ne ho messo veramente poco, tutta in polvere. E quindi a livello proprio di sensazione come non avere niente addosso, ma allo stesso tempo siete protette dai raggi solari, siete truccate, anche perché, cioè, nel senso, guardate l'effetto della pelle che fa, è pazzesco, e avete su solo polvere, quindi direi che non è affatto male. Poi andiamo a lavorare un po' di illuminante. Anche qui, se l'illuminante solitamente vi fa macchia, cioè vi resta il rigone, vi svelo un trucchetto. Allora, prendiamo l'illuminante sempre da questa palette, che anche questo tende un po' a fare macchia, cioè lo appoggiate e fa subito la macchia. Quindi cosa si fa? Lo si va a lavorare pian pianino nelle zone che vogliamo luminosità. Questo che cosa fa? Va ad accentuare tantissimo la luminosità, ma allo stesso tempo fa un effetto super naturale e glow. Fa anche sul nasino, così,
anche da questa parte qua, vedete? Scarico un po' il pennello e lo lavoro. Io utilizzo per fare questa procedura qui un pennello a lingua di gatto, che avendo setole particolarmente fitte non se ne mangia di prodotto e mi permette di, guardate il glow, cioè effetto bagnato praticamente. Ok, dopodiché passiamo un po' alle sopracciglia. Con le sopracciglia, se volete avere un effetto veramente super super naturale, vi consiglio questa tecnica. Per riempirle in maniera proprio naturale, che cosa facciamo? Lasciamo la parte iniziale, sia da una parte che dall'altra, la lasciamo stare. Quindi partiamo dall'incirca qui e andiamo a rifare il contorno al di sotto. Nel mio caso io l'allungo un pochettino e faccio il contorno anche sopra. Questo che cosa va a fare? Va a creare proprio un effetto super preciso verso la fine della sopracciglia, lasciandola super naturale nella parte iniziale, quindi sembra proprio che la mia di base sia così definita. Poi se volete proprio aggiungere qualcosina qui davanti, portate la linea un po' più avanti e la sfumate verso l'alto, ma senza mai andare a toccare questi pelettini, che sono quelli che danno, diciamo, l'effetto naturale del sopracciglio. Stessa cosa andiamo a fare qua. Qua vedete ho dei buchetti, la forma è irregolare, quindi parte esattamente sempre un pochino distante dall'inizio. Mi faccio il mio bel contorno così. Stessa cosa faccio sopra, cioè mi faccio il mio bel contorno e vedete proprio anche lo sguardo com'è più aperto. E anche qui poi mi ricollego nella parte iniziale e vedete questo effetto veramente che richiama il mio colore naturale di capelli, che mi piace tantissimo. Molto bene. Arrivati a questo punto, il trucco occhi sarà veramente super 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 leggero. Infatti utilizzerò sempre l'illuminante che ho usato sul resto del viso e vado a fare il mio puntino luce qui all'interno. Guardate quanto è specchiato, e lo vado a fare anche di qua, così. E così lo porto un po' verso l'alto, così mi dà un po' di apertura, diciamo, e poi lo vado a utilizzare anche sotto il sopracciglio, sempre per dare questo effetto glow, questo effetto, no, di anche sollevamento del sopracciglio. Molto bene. Con un pennello abbastanza largo, quindi bombatino, vado a prendere il bronzer che ho utilizzato, quindi siamo sicuri di utilizzare dei colori che stiano bene tra di loro, e vado verso la parte esterna
a sfumarlo, un po' di qua e un po' di qua. Ne utilizzo veramente poco poco e me lo sfumo. Ok, dopodiché, se volete un po' di piegaciglia, e poi andiamo di mascara. Il mio preferito del momento è questo di Essence ed è il Get Big Lashes Volume Boots. E, no, volume boost, ho sbagliato la lettura e niente, quindi questo dovrebbe, diciamo, fare il grosso del nostro trucco. E credetemi, un buon mascara fa già la metà di un look fatto bene. Guardate che volume che dà, guardate quest'occhio in confronto a questo. Cioè, non so se rende. Pazzesco. Poi io faccio sempre due passate, ma sarebbe sufficiente anche una soltanto. Cosa ne pensate? Secondo me è molto carino. Sulle labbra andiamo a mettere qualcosa di acceso. Io userei con un rosso. Questo qui è di NYX, il Lingerie XXL nella tonalità. Qui sotto c'è scritto Untamable. E vado. Bello, tra l'altro fa anche i denti bianchissimi perché c'è tanto blu qui dentro, è un rosso molto freddo, quindi davvero adatto a tutti. La resistenza è piuttosto buona, quindi ovvio che se si mangia dell'unto un pochino tende ad andarsene. Vado a mettere su tutto il viso il mio fissante di Essence, non fate caso al tappino che l'ho cambiato io. Quanto è bello mettere gli spray alla fine del make-up, Dio solo lo sa. E questo è il risultato finale, super luminoso, vedete? Super glow, molto semplice. La sensazione è quella di non avere nulla addosso, perché appunto vi ripeto è tutto realizzato con le polveri, quindi leggerissimo. L'unica cosa è se volete usare un pochino di più con le labbra, ecco lì potete giocare con i colori che preferite, però ecco, in tutto il resto del viso il trucco è super super leggero, è impossibile che coli e a prova di caldo. I capelli li ho realizzati con la piastra ondine, mi piacciono tantissimo, danno proprio quell'effetto un po' selvaggio, quindi mi piacciono tantissimo. Fatemi sapere se riprodurrete questo trucco. Mille baci e noi ci vediamo nel prossimo video.